Soverato tiene la bandiera blu. La cronaca. Donazione di libri all'archivio Biblioteca Diocesano di Squillace da parte di Don Emidio Commodaro. Lo sport. E buonasera e bentrovati ad una nuova edizione del nostro TG. Apriamo l'edizione odierna con la notizia che vede protagonista la città di Soverato, la quale ha ottenuto il prestigiosissimo titolo di bandiera blu. Motivo di grande orgoglio essere qui a Roma a ricevere la bandiera blu per Soverato. Credo che sia meritata dopo tanti sacrifici, tanti sforzi, 2 anni insomma impegnativi per la partenza della differenziata, anche per cercare insomma di trasferire alla città maggior senso civico. Ancora sono tante le cose da fare, la città ha bisogno di maggiore manutenzione, di maggiore cura, ma questa bandiera blu deve essere assolutamente da stimolo non solo per Soverato ma per tutta la Calabria. L'ho già dichiarato, Madre Natura ci ha regalato una terra dalle grandissime potenzialità ed è un peccato non farle esprimere al 100%. E quindi che sia da stimolo veramente per tutta la nostra regione per continuare su questa strada, e quindi oggi mi sento veramente orgoglioso di rappresentare Soverato e la Calabria in questo riconoscimento internazionale. È iniziato lo sciopero della fame del presidente del consorzio di bonifica Grazioso Manno nella piazzetta della cittadella regionale. Grande solidarietà con la presenza di dipendenti operai del consorzio, componenti il consiglio, agricoltori e consorziati, consiglieri regionali, amministratori locali, rappresentanti delle organizzazioni agricole, sindacati. Manno ha ribadito che lo sciopero della fame continuerà ad oltranza fino a quando il presidente Oliverio non lo riceverà e non ci saranno precisi impegni sulle richieste avanzate. Un giovane di 22 anni è stato arrestato dalla squadra mobile di Vibo Valentia con l'accusa di aver messo in atto una serie di atti persecutori ai danni dell'ex compagna. La serie di azioni nei confronti della donna, iniziate lo scorso anno e tali da determinare nella donna un forte stato d'ansia, sono culminate nell'incendio dell'automobile della madre dell'ex compagna. L'attività di indagine della squadra mobile con il coordinamento della Procura della Repubblica di Vibo Valentia, supportata dall'analisi delle immagini di alcuni sistemi di videosorveglianza cittadina, ha permesso di acquisire gravi indizi di colpevolezza nei confronti del 22enne, nei confronti del quale è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP su richiesta della procura. Ha contattato un minore per fare sesso a pagamento, anche dopo che il ragazzino è stato al centro di una vicenda che aveva portato nel marzo scorso all'arresto di 3 persone per prostituzione minorile. Un 80enne è stato arrestato e posto ai domiciliari a Bisignano dai carabinieri. I militari, nell'ambito della stessa indagine, hanno notificato a 2 donne, madre e figlia di 45 e 19 anni, il divieto di dimora in Calabria. La vicenda si collega all'arresto di 3 persone accusate di aver avuto rapporti di natura omosessuale con 2 fratelli minori dietro il pagamento di pochi euro. In quel contesto la vittima spiegò che l'ottantenne arrestato, anche dopo aver appreso la notizia dei precedenti arresti, continuò a contattarlo per consumare altri rapporti sessuali. Le 2 donne invece avrebbero approfittato delle precarie condizioni economiche del ragazzino, inducendolo ad avere rapporti sessuali con l'anziano e intascando parte del profitto delle prestazioni sessuali.
Presso l'archivio Biblioteca Diocesano di Squillace si è svolta l'inaugurazione della prestigiosa donazione di materiale bibliografico e documentario fatta dal canonico Don Emidio Commodaro. Vediamo con il prossimo servizio. Monsignor Facciolo, oggi c'è l'inaugurazione della prestigiosa donazione di materiale bibliografico e documentario del canonico Don Emidio Commodaro. Una donazione che apre, come dire, le porte alla lettura, all'informazione, alla cultura. Un suo pensiero su questo suo dono così generoso? Credo che è la nascita di un nuovo stile che il clero deve abituare a fare. Il frutto del proprio lavoro intellettuale non deve restare nella dispersione dei familiari, che spesso poi non ne costituiscono il valore essenziale. Tramandare da un sacerdote alla madre chiesa diocesana il frutto del proprio lavoro culturale, delle proprie ricerche, delle proprie fatiche, significa essere e lavorare per la Chiesa, evitando quella fase di autoesaltazione, no? Che è bella però è pericolosa. Dare, fare donazione, significa prendere del proprio e darlo agli altri, prendere le lacrime del sudore della fronte, dei studi notturni è molto intenso, significa dopo tanto tempo forse di anonimato, di silenzio, dire alla gente: io ho lavorato per voi, lascio ciò che mi appartiene alla vostra cultura, alla vostra civiltà, che è poi cultura della Chiesa, civiltà della Chiesa. È un bellissimo gesto da cui noi dovremmo prendere esempio, e mi permetto di dire che in sintonia con quanto ha fatto Don Commodaro, con espressione di alta cultura, anche alcuni sacerdoti della nostra diocesi sono già protesi a fare donazioni alla biblioteca diocesana. Cito un Don Megna. E anche io ho offerto qualche piccola donazione dei miei libri, dei miei studi giuridici, in modo che chi vuole apprenda, chi vuole se ne serva. La ringrazio, Don Facciolo. Oggi c'è l'inaugurazione della prestigiosa donazione di questo materiale bibliografico e documentario donato dal canonico Don Emidio Commodaro.
e donato all'Archivio e Biblioteca Diocesana di Squillace. Don Emidio è attualmente rettore del Santuario della Madonna del Ponte di Squillace. È stato ordinato sacerdote nel 1 agosto del 64. È stato parroco per 26 anni a Montauro e docente ai seminari di Squillace e Catanzaro, all'Istituto Teologico San Pio X di Catanzaro. Dal 1977 ha insegnato storia della Chiesa. Al suo attivo ha innumerevoli pubblicazioni scientifiche e lavori di ricerca che spaziano tra la spiritualità dei certosini e i sinodi diocesani, la figura del cardinale Sirleto, la filosofia e la storia ecclesiastica. Sacerdote sui generis, molto apprezzato per la sua preparazione e la sua simpatia. Allora, Don Emidio, chi accumula libri accumula desideri, e chi ha molti desideri è molto giovane. Sono i frutti di anni di ricerca, perché noi abbiamo questa passione, quella dei libri, che spaziano, ripeto, dalla letteratura, filosofia, scienze, sacra scrittura, liturgia, arte sacra. Per esempio, quel volumetto là di arte sacra c'è nella rubrica, sì, prendi, la rubrica dove ci sono alcuni articoli del cardinale Montini e del nostro sacerdote Don Francesco Caporale. Sono articoli di arte sacra del cardinale del futuro Paolo VI e del nostro sacerdote di Badolato, Don Ciccio Caporale, un grande sacerdote che merita di essere onorato. E perché? In sociologia difende i contadini come diritto nativo, non come diritto concesso dallo Stato liberale. In politica fonda lui il Partito Popolare di Catanzaro e arricchì, fece sì che tanti si arricchissero, ed egli morì povero. Dopo questa bellissima e generosissima donazione, Don Emidio, qual è il desiderio più grande del suo cuore? Che i nostri giovani di Squillace sperimentino, si aprano alla scienza, alla cultura, alla propria storia che non conoscono. Vi ringrazio, Don Emidio, grazie per questa bellissima intervista. Oggi c'è l'inaugurazione di questa prestigiosa donazione di materiale bibliografico e documentario fatta dal canonico Don Emidio Commodaro all'Archivio e Biblioteca Diocesana di Squillace. Beh, se lei può notare, noi abbiamo veramente una grande quantità, sono oltre 4.000 libri che il canonico dà a questa biblioteca. Il suo pensiero su questa donazione molto generosa? Intanto mi fa piacere tornare in questa struttura. Non ci venivo da quando questa struttura ospitava il centro del folklore e delle tradizioni popolari e ospitava anche il centro studi Cassiodoreo, a cui abbiamo dato, grazie agli interventi poderosi che sono stati fatti a Palazzo Palmisani da parte del mio predecessore, l'onorevole Guido Rodio, un'ospitalità più decorosa. Però vedo che anche questa struttura sta rinascendo e quindi questo mi fa piacere, si arricchisce oggi di una donazione molto importante. Voglio premettere una cosa, che io voglio bene a Don Emidio Commodaro. Perché voglio bene a Don Emidio Commodaro? Voglio bene perché appartiene ad una generazione di sacerdoti, Don Domenico Cirillo, Don Ciccio Laugelli e tanti altri,
attualmente anche Monsignor Facciolo, Don Peppino Megna, e una generazione di sacerdoti che hanno dato tantissimo alla nostra comunità, che sono stati guida e maestri per molte generazioni. Per un uomo di cultura, donare la propria biblioteca, donare i propri 4.000 libri, penso che sia tutto il patrimonio librario di Don Emidio, è come donare il cuore alla comunità. Le opere che magari ha letto, studiato, letto e riletto, perché i testi che ti appartengono, ai quali tu sei legato, li leggi e li rileggi. Quindi è come se avesse donato il cuore alla nostra comunità, non solo questo, ma questo gesto, questa donazione è molto importante nel nostro contesto sociale, perché oggi il progresso tecnologico, l'era digitale che noi viviamo, internet, ci fanno fuggire dalla carta stampata. E quindi io penso che questa donazione sia importante perché i giovani sappiano, ecco, che qua c'è un centro vivo di cultura al quale possono attingere esperienze, storia, tradizione, che la nostra tradizione, vedevo prima, c'è la storia patria, la storia della Calabria, e quindi questo è molto importante per le nuove generazioni. Dalla cultura la legalità e dalla cultura la democrazia. Oggi abbiamo bisogno di questo, la nostra comunità vive un momento importante, un momento travagliato, di violenza inaudita, e quindi la cultura, l'educazione, indirizzare i giovani arricchendoli con questo patrimonio, io penso che sia molto molto importante. Grazie signor Sindaco. Reverendissimo, oggi l'inaugurazione di una prestigiosa donazione di materiale sia bibliografico che documentario fatto dal canonico Don Emidio Comodaro, donata all'archivio e biblioteca diocesana di Squillace. Voglio aprire questa mia intervista con una frase di Franz Kafka: un libro deve essere un'ascia per il mare ghiacciato che è dentro di noi. La cultura, soprattutto quando è in dialogo con il Vangelo, forma coscienze e ci fa guardare al di là dei limiti della natura umana. E qui abbiamo uno scibile sia di carattere culturale laico, sia di carattere culturale biblico. Quindi cultura e fede si intrecciano perfettamente e quando dialogano diventano bellezza, ricchezza, verità per l'uomo, luce per l'uomo. Quindi un momento di grande significato, ma soprattutto direi un dono veramente gradito e apprezzato, che manifesta il senso di appartenenza di Monsignor Comodaro alla diocesi. Continuerà la sua presenza in questa biblioteca anche nei prossimi decenni, nei prossimi secoli, e tutto quello che durante l'arco della sua vita ha cercato di raccogliere lo offre, lo mette a disposizione degli altri. Il bene ricevuto culturalmente, spiritualmente, lo ridona e continua a vivere. La mia gratitudine a Don Comodaro per questo gesto di grande appartenenza alla diocesi. Sta a capo delle Romingi un esimio collegio. Si chiama Chirurgia. Mangiare, venire. Voce almeno un po' di 3 anni, studiate, ma trovate.
passiamo alla pagina sportiva, calcio Lega Pro, il Catanzaro perde a Fondi e i giallorossi sono costretti a disputare i play-out. Vediamo la dichiarazione in conferenza stampa di mister Erra. Mister, un secondo tempo positivo, un secondo tempo a testa bassa, un secondo tempo decisamente da 10 per l'impegno profuso da parte dei suoi. Una sconfitta che in parte ci sta, che cosa imputa i suoi? Magari un inizio di gara non proprio in partita, troppo morbido, o era comunque studiato per cercare di far passare i minuti in una certa maniera? No, non era studiato. Il fatto che il Fondi è una squadra di estrema qualità, soprattutto nel reparto offensivo, quindi è ovvio che abbiamo subito la loro qualità superiore. Anche se poi il gol è stato, la partita è stata sbloccata con un gol da 25 metri all'incrocio, quindi con una prodezza individuale, ma il nostro secondo tempo non basta, non basta perché avevamo una situazione di privilegio nei play-out, andiamo a giocare il play-out con una situazione, in una situazione non sicuramente non positiva. E questo non va bene, sono molto arrabbiato perché avevamo tutte le credenziali per poterci poi presentare ai play-out perlomeno con il confronto della partita di ritorno in casa. Questo non è avvenuto e questo non va bene. Quanto sarà importante il risultato del Ceravolo all'andata, magari affossare le speranze della Piponese con una prestazione sontuosa, magari ripartendo dal secondo tempo visto dei momenti? Sì, no, ma è chiaro che poi adesso c'è rabbia, c'è rammarico, si azzererà tutto poi nel doppio confronto, però noi dobbiamo fare mia colpa su questo, siamo stati ingenui e del resto eravamo tanti ragazzi, tanti giovani in campo e quindi non si può chiedere l'esperienza a tanti ragazzi che hanno fatto anche delle cose discrete, ma purtroppo nei momenti topici abbiamo pagato qualcosa sotto il profilo proprio dell'esperienza. Ci dobbiamo un attimo ricaricare perché adesso la rabbia è tanta e quindi avremo modo di riflettere, perché alcune cose vanno registrate perché non vanno bene. Mister, al di là dell'esperienza, come sottolineava lei, del Fondi rispetto a quella del Catanzaro, poi parla di rabbia, cosa è mancato nel primo tempo? Perché Catanzaro nel primo tempo parte un angolo, non c'è mai stato. No, noi dobbiamo, è una squadra che si deve salvare, deve avere un piglio diverso. La squadra si deve salvare, deve avere un piglio diverso, indipendentemente dal risultato, e quindi probabilmente non sono stato bravo all'altezza di trasferire quello che sento io dentro alla squadra. Perché intendo andarsi a giocare partite decisive come queste veramente col coltello fra i denti, col sangue agli occhi, come sono stato sempre abituato. Quindi io mi sento responsabile sicuramente, mi dispiace che la squadra non abbia espresso questo, o perlomeno l'abbia espresso a tratti. Nella ripresa lei aveva provato subito a cambiare qualcosa da un punto di vista tattico, poi è arrivato il 2-0, poteva essere quello l'atteggiamento giusto, cioè provare ad andare a prenderli subito alti, oppure comunque se non c'è poi la testa, al di là della tattica, vai dal suo parte. Ma sì, prenderli alti sì, anche se loro come qualità, e poi quando tu li vai a prendere alti riescono anche a metterti in mezzo quando giochi un po' basso. Quindi e il fatto che nel momento in cui sul 2-0 fosse scattata anche quella cosa di giocare tutto per tutto, perché poi ci siamo sbilanciati, potevamo prendere e abbiamo rischiato in diverse situazioni 3 contro 1, 3 contro 0, quindi questo non va bene, perché poi le partite bisogna portarle in fondo, anche è vero leggermente sbilanciati ma anche con un pizzico di equilibrio. Noi l'ultimo quarto d'ora è vero che eravamo protesi alla ricerca del pareggio, però è anche vero che poi non abbiamo più difeso e questo non va bene, perché se poi si prendeva al terzo poteva finire in goleata, non sarebbe stato poi giusto. Adesso bisogna pensare ai play-out, l'avversario forse è peggiore per il Catanzaro, per qualità. Non è il discorso di avversario peggiore, il discorso che noi avevamo una situazione di privilegio e dovevamo con le unghie e con i denti
conservare quel tipo di posizione. E quindi non siamo stati bravi a capire che avevamo qualcosa tra le mani. Questa è la mia rabbia. Vista del match contro la Vibonese, si augura di poter recuperare qualche calciatore che è mancato in queste settimane? Sicuramente poi ci sarà la sosta, e anche se abbiamo recuperato Kunzi, c'è sabato ancora, e che è ancora qualche acciacco, c'è Carcione che è stato febbricitante, noi giocatori esperti abbiamo fatto fatica a schierarli nell'ultimo mese e mezzo, e quindi sotto il profilo dell'esperienza qualcosa abbiamo pagato. In prima categoria perde in casa il Montepaone con il Taverna. Vediamo il servizio. Parte Caccurri, parte anche Giglio, gran tiro ed è gol! Gol di Giglio che è al 13° minuto del primo tempo, facendo esplodere la parte di stadio del Taverna. Cerca il sombrero nei confronti di Colosimo, non riesce, recupera bene in casa, tocco per Giglio che se ne va in velocità, Giglio solo davanti al Leone, lo guarda, tiro, Giglio, ha segnato Giglio al 26° minuto, è stata una situazione complicata che ha lanciato poi Giglio solo davanti al portiere. Ranieri del Taverna rappresenta un chiavistello difficile da scardinare. Il lancio è verso Marco Voci. Marco Voci è gol! Marco Voci al 32° alla grande di destro la mette dentro e ora si riapre la partita sull'asse Mellace Marco Voci ed è per lui, è la dedica importante di Marco Voci che ha fatto un gol da par suo al 32°. Il Taverna espugna il frabotto Mannesi e passa avanti nei play-off del campionato di prima categoria. Mister Folino, è stata una partita importante, tatticamente ben impostata, un finale forse troppo acceso. Giglio vi ha risolto la partita, però è tutto il Taverna che ha giocato con un criterio. Forse Mister Folino l'aveva studiata. Io ho fatto tutto l'anno la difesa a 4. Siccome conoscevo Montepaone, ho cambiato schema di gioco e mi è andata bene. Devo dire che già al primo tempo Giglio aveva avuto un bel po' di occasione. Devo dire che la partita secondo me è stata meritata da parte nostra, perché sul 2-0 poi abbiamo avuto quella disattenzione, poi giustamente in Montepaone, squadra di categoria, squadra forte, ci ha messo sotto e ha avuto l'occasione del pareggio e non l'hanno sfruttata. Sono contento per noi, dispiace per loro, perché sono stati un avversario degno di questo nome, perché sono una squadra forte e devo dire la verità, mi ha impressionato anche oggi. E mi ricordo che all'intervista della partita giocata qui a Montepaone Mister Folino aveva detto: noi puntiamo ai play-off che poi diventano un altro campionato, quindi c'era già questa idea. Ora che prospettive ha il Taverna nel prosieguo? Guarda, noi avevamo anche delle assenze pesanti tipo Nicoletti e Canino che non fanno parte più della nostra rosa. Siamo venuti qua convinti di giocarci la partita perché sapevamo che quello era un altro campionato. Infatti magari Montepaone non è stato il solito Montepaone, devo dire la verità, noi ci abbiamo creduto forse un po' di più, ma poi come ha detto lei è un altro campionato, io ho perso un playoff in casa con la Silana, quindi so benissimo di cosa parlo, perché sono partite secche, sono partite che può succedere tutto, sono partite che l'episodio come la punizione ti può cambiare la partita. E un'ultima battuta, considerando che lassù ci guarda anche Gregorio Vatrella, cosa è successo alla fine, se si può sintetizzare in maniera appunto tranquilla? Alla fine del match, che c'è stato un po' un parapiglia nel finale. Guarda, giustamente sono partite secche, magari un po' di nervosismo, però io da parte mia ho cercato di onorare Gregorio Vatrella, ho esultato perché come secondo me voleva anche lui che esultavo, perché uno sportivo vuole sempre che si giochi la partita nel campo, chi è più forte vinca, e penso che abbiamo onorato anche a lui, perché ci siamo giocati la partita. Ed eccoci con Mister Pisano. Mister, anche un giornalista che dovrebbe essere asettico e dispiaciuto oggi per il Montepaone, è stata una battaglia, un intero campionato combattuto, alla fine non è andata bene. Cosa possiamo dire? Perché di domande non ne vengono in questo momento. Sì, non ci sono tante domande da fare. In realtà bisogna semplicemente essere obiettivi e analizzare bene quello che è accaduto oggi.
è sicuramente una cosa che parte da lontano, perché noi probabilmente il nostro campionato lo abbiamo chiuso il 19 di aprile con la vita di tutti noi che è cambiata, perché è stato troppo pesante quello che è successo per riuscire a rimetterci in carreggiata subito. Noi avevamo avuto delle indicazioni da parte della federazione che i playoff sarebbe stato giocato il 14 e quindi probabilmente avremmo avuto 4 allenamenti in più, sicuramente saremmo arrivati in una condizione migliore, ma dopo aver stoppato i nostri allenamenti per 15 giorni credo proprio che fosse impossibile oggi avere la meglio di un avversario, anche se la mia squadra, devo essere sincero, mi ha sorpreso perché addirittura è uscita fuori alla distanza, quindi probabilmente abbiamo ancora benzina, questo è stata una sorpresa per me. La stessa domanda che abbiamo fatto a mister Folino: cosa è successo, se si può sintetizzare, nel finale che è stato un po' incandescente? No, finale incandescente, io ho visto semplicemente qualche decisione arbitrale che probabilmente ha innervosito un po' tutti, non me ne voglia l'arbitro, io non ho mai parlato dell'arbitro, però non si può aspettare che una condizione del genere sia anche una condizione mentale tranquilla. Personalmente ho visto degli errori abbastanza evidenti e qui non voglio andare oltre, perché per me abbiamo perso come giusto che sia. Noi oggi il nostro campionato è giusto che si fermi e che prosegua, che possa proseguire il Taverna nella finale, però probabilmente il nervosismo è scaturito da qualche errore di troppo abbastanza evidente, qualche punizione che bisognava fischiare invece ha fatto proseguire, abbiamo preso un gol proprio così con un evidente fallo su Mellace a tre quarti campo avversaria e la ripartenza eravamo praticamente tutti fermi perché era un fallo talmente evidente, e da lì è scaturito un po' di nervosismo. Allora mister, complimenti comunque per questo grande campionato, e a noi rimane soltanto di guardare il cielo e salutare un amico, perché era un amico di tutti. Ciao Gregorio. Assolutamente, io ne approfitto anche per dire che ci tenevamo tantissimo noi a completare un percorso iniziato con lui. Noi non avevamo nessuna intenzione di alzare nessuna coppa, né di arrivare primo, secondo, terzo. Noi, il nostro pensiero in questi giorni è stato rivolto solo ed esclusivamente a completare un lavoro che avevamo iniziato con lui, che realmente oggi dovevamo completare tutti insieme. Non ci siamo riusciti, ma in ogni caso noi lo dobbiamo sentire dentro per forza, perché siamo troppo legati. Grazie. Bene, con lo sport era davvero tutto, grazie per averci seguito, io vi rimando ai prossimi aggiornamenti dell'informazione targata S1, a tutti voi buon proseguimento di serata su Soverato 1 TV. Arrivederci.